Il motivo per cui sto facendo questo video è perché sono incazzata. E allora vedo di distrarmi un po' e mi trucco perché stasera devo andare in un posto. Allora, mi avevano dato ieri in profumeria questo fondotinta di Nigéry Depot, di cui ho sentito sempre parlare tanto mentre ero a Shanghai. Questa è nella colorazione Naturel. Ho la pelle rossata, irritata perché ho fatto un po' di cose e non so questo lingerie depot di solito come si stenda. No, ma sono incazzata per motivi stupidi. Ieri mio cugino mi ha detto una cosa bellissima. Mi ha detto che stavo andando a portavo delle lampade a riparare, dovevano cambiare la base, non la base, dove si infila la lampada, e così mi facevo consigliare da lui, che ha un'attività lì vicino, dove andare, e mi diceva, così parlavamo più o meno su come mi trovassi e tutto quanto, dice: guarda, la migliore soluzione per vivere bene qua e quindi sentirsi impegnati è crearsi dei problemi. Mi sembra abbastanza... io poi guardo qui sull'anteprima dell'iPhone. Sì, la migliore soluzione è quella di crearsi dei problemi e risolverli, per cui sei tutto il giorno così a cercare di risolverli e quindi hai qualche cosa da fare. Effettivamente questa mattina ne parlavo a mio fratello, il quale è un fratello grande, il quale cammina abbastanza e sceglie i percorsi più assurdi, più arzigogolati. Io ci avrei la luce. E allora lui mi diceva che pensa al luogo dove deve arrivare e fa il percorso più lungo in assoluto. Oddio, si vede che era... l'avevo girato troppo, sì, le rays. E adesso con che cosa lo stendo? Che ho lasciato pure tutto là in bagno. Certo, per mettere un concealer. Ma non immaginavo che fosse così carico. Allunghiamo sul concealer qua, ma non ce n'è bisogno perché è leggerissimo questo lingerie depot. Mi sembra che abbia schiarito un po' tanto. Metto un po' hula di Benefit. Questo si vede bene. Così scaldiamo un po' questo viso pallido. Sono ancora in prova della medicina, ovviamente prenderà del tempo, ma non è neanche questo. Ho visto un ragazzo parcheggiava la macchina, mi sembrava appunto una microcar,
e non mi sembrava, era una microcar Mac Petal, credo che si chiami Petal, un po' di blush, ed era più grande di una Smart quattro posti. Allora gli ho chiesto, era un ragazzo sì, oltre i 40 anni, e gli ho chiesto come si trovasse. Gli disse benissimo, io non cambierei per girare in città, zone limitrofe non cambierei con assolutamente nient'altro, neanche uno specchietto mi sono portata, sto facendo tutto con l'anteprima dell'iPhone e senza occhiali. E insomma mi diceva, allora cose solo positive, così come l'altra volta ho incontrato un signore di 70, gli ho chiesto pure l'età, un signore di 75 anni che girava per l'appunto con... E ne parlavo questa mattina con mio fratello, il grande appunto, e mi diceva sì, salvo che poi vanno dal meccanico ogni 2 giorni. Io non lo so, anche prendo uno specchio, ecco, possibile che uno si debba truccare, ecco, facciamo così, oh ecco, si deve truccare guardando nell'anteprima. Prendo questo grigio chiaro, pennelli, c'ho tutta la busta dei pennelli ancora, e lo metto. Che magari il pennello è anche sporco di quello che... Ho tutti i pennelli ancora in un contenitore, tutti intonsi, mi ricordo, ne ho 3 o 4 solo qua, che lavo, risciacco, e tutti gli altri sono in un contenitore che avevo opportunamente lavato a Shanghai, quindi erano stati riposti pure perfettamente puliti. Ecco, mi sembra che non... Ecco, sto facendo questa cosa qua. Sì, sono completamente disegual. Vabbè, adesso ci lavoriamo, sto sfumando, anche perché mi devo adattare solo sto pennello, a meno che non mi alzi un'altra volta e vado a cercarla. Beh, facciamo tutto qua. Certo, come un primo mi preparo qua. Come si perde l'abitudine però, eh? Forse un po' pesante. Vabbè, ma è una cosa di sera. Ho trovato l'altro pennellino. Vediamo se riesco a... Blend. Sì, sono un po' incazzata, ma non per le cose della mia vita, perché mi sento truffata da una situazione che non riguarda comunque la mia vita personale o... Spero che non sia così, che mi sbagli. Perché ieri sono andata in profumeria? Perché ero già stata l'altra volta a prendere quello di Estée Lauder, quello sul blu, e avevo visto questi nuovi di Color Riche, che Balmain ha fatto per... ed è... Ta-ta. Verde, grigio. Leggermente è bellissimo, cioè non so se posso indossare, cioè ho provato ieri, ma al di là di tutto mi piaceva. Ah, mettiamo un po' di illuminante.
Violette France. Sì, l'ho visto da lei. Cambiato. Molto il gusto dei canali. Seguo un po' tutti, però più assiduamente seguo un po' tutti quelli che seguivo anche da Shanghai, però seguo più assiduamente cose diverse. Perché poi alla fine del trucco mi interessa molto la skin care, come al solito, scoprire nuove cose di skin care. Vlog, mi piacciono, provo a prendere una matita, ecco, presso. Dico, vlog, mi piacciono, ma soprattutto quando sono in città strane, diverse o comunque di persone simpatiche. Quindi trucchi, le novità di make-up sono proprio stufa. E quindi non saprei cosa vedere. Intrattenimento, no. Cambiano i gusti, cambiano tantissimo, perché non lo so, lì mi sentivo lontana. E quindi, e poi c'è una cosa incredibile, sì, di questo ve ne volevo parlare proprio. C'è una cosa incredibile quello che ho trovato qua. Sarà che lì c'era il problema della lingua di comunicazione, quindi comprare online doveva avere sempre. Ah, c'è la televisione là. Vabbè. Comprarlo era abbastanza complesso. Qui sei bombardata, bombardata. Cioè, io mi sono resa conto che mi devo dare una frenata. Sì, ho comprato delle cose, ma non solo una cosa online. No, due, poi ve le farò vedere. Ma qui sei proprio, lo dicevo alla Cigolini. Prendo un bel chiamare, sì, è proprio bombardate. Poi, col fatto che metto il mascara, quello Ultra Juice, ne ho altri, insomma, qua dentro, ma col fatto che faccio il paragone su quanto potrebbe essere il valore in renminbi di quello che compro, mi sembra tutto che costi niente. Però robaccia no, ragazze, no, robaccia non ne ho comprata assolutamente. Robaccia nel senso grandi catene, cose no. Ho riacquistato qualcosa che ho dato via, scarpe non che avevo dato via, scarpe mi servivano perché. Ma niente tacco 12. La stagione teatrale ho visto quello che c'era in cartellone, cioè a me andare a vedere uno spettacolo solo perché c'è un determinato attore che è bello, figo, non me ne può fregare di niente. Quindi la stagione teatrale invece devo andare in palestra. Sto assicurando sulla continuità di chi mi segue, di chi mi seguirà come trainer, perché ho bisogno di andare a piccoli step, visto il mio precedente. Prendo Stone per provare appunto, per farvi vedere com'è la funzione di questo rossetto. E c'è necessità di una matita che
Cercavo disperatamente il mio rossetto snob di MAC e non lo trovo. È un rossetto che mi piace così tanto. Adesso vi faccio vedere. Tatan. Dunque, come si chiama? L'avete visto? Si chiama Balmain Instinct. Sì, forse questo purtroppo non ho portato, quello è il dito pulito. Vabbè. Non è sheer, eh. No, la stesura c'è, è oggi che non viene. Le labbra ramarro. Andiamo con un po' di... Però ieri si è steso meglio, forse perché avevo una base... forse da qua col bianco. Sì, è giusto. Ci sono nella peggiore delle ipotesi. Sì, baci.